Si scaldano i motori per la 48esima edizione della Sagra della Lumaca. Che novità ci sono in questa edizione, Sonia? Beh, quest'anno oltre ai nostri stand gastronomici, mercatini e le varie attività di giocoleria, ballo e quant'altro, avremo la Riciclomaca. Cos'è la Riciclomaca? È un invito e un concorso ai nostri bambini, non solo del comune di Sant'Ippolito ma anche dei comuni limitrofi, a realizzare una scultura elementi di riciclo, che potrebbero essere le lattine come le bottiglie, quello che uno vuole, in modo da sensibilizzare già i bambini in tenera età al riuso, al riciclo, all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. E quindi qui avremo una bella esposizione di artisti, provetti artisti del nostro territorio. Deborah, anche quest'anno amministrazione comunale, Proloco vi danno una mano per la realizzazione di questo evento? Sì, fortunatamente sì, abbiamo questo bel gruppo sia della tutta l'amministrazione comunale che la Proloco, Protezione Civile e altre piccole associazioni comunque del comune di Sant'Ippolito che ci danno una grande mano. Un appuntamento imperdibile, organizzato con passione e orgoglio da tutta la comunità del Piccolo Castello. Quanto è importante il volontariato? È fondamentale nel nostro piccolo borgo il volontariato perché appunto è l'amore per il paese che fa andare avanti il tutto, fa continuare a vivere tutto il paese, tutta la comunità.